e approfondiamo ancora la situazione politica con un altro cronista bravissimo del Dubbio, Carlo Fusi. Carlo, buona giornata, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Allora, partiamo certamente dalla bocciatura UE, in realtà non così sorprendente, insomma, rispetto alla nostra legge di bilancio, e quindi un commento subito sulle posizioni italiane, su cosa succederà, insomma, un pensiero un po' su tutto questo argomento. Non così sorprendente, addirittura secondo qualcuno cercata, voluta, perché la partita del governo giallo-verde con la Commissione europea presenta due aspetti, uno tecnico e uno più politico. Quello tecnico parte dal presupposto che questa manovra ha un contenuto risarcitorio, cioè deve restituire ai cittadini qualcosa che gli è stato tolto attraverso l'abolizione della Fornero, quindi la possibilità di tornare ad andare in pensione poco dopo i 60 anni, e con il reddito di cittadinanza dare un sostegno ai poveri, a quella fascia di italiani sempre più ampia che sta in povertà per colpa delle politiche di austerity volute e perseguite dalla Commissione europea e dai governi precedenti. Tutto questo però avviene, e questo è il punto, a debito, cioè aumentando il deficit, quindi viene risarcito qualcosa ma con risorse che non abbiamo, che dobbiamo prendere a prestito e che sulle quali pagheremo interessi, li pagheranno gli italiani più ampi. E poi c'è la partita politica, cioè tutto questo, lo scontro tra la Commissione e il governo italiano è finalizzato alle elezioni europee che ci saranno a fine maggio del 2019. Perché lì l'intenzione di Lega soprattutto e di 5 Stelle di scardinare l'equilibrio che si regge in Europa fino adesso nel connubio tra Francia e Germania e l'accordo tra PPE, tra i popolari e i socialisti, per sostituirlo con un altro arco di forze sovraniste. È questo che spiega l'enfatizzazione dei toni e anche però il fatto che sarà impossibile trovare un punto d'accordo, quindi questo scontro andrà avanti ancora per parecchi altri mesi. Carlo Fusi, ma se dovessimo dire certamente non era mai accaduto, eccetera, eccetera, forse è meglio preoccuparsi più di quello che accadrà fra 7 giorni, i nuovi giudizi in arrivo da parte di Standard & Poor's in modo particolare, piuttosto che di una procedura di infrazione che con le elezioni alle porte campa a cavallo? Diciamo una sciocchezza? No, ma è proprio questo il punto. Cioè, io prima ho detto sarà un lungo braccio di ferro che durerà fino a maggio perché c'è una partita politica enorme in gioco. Però il problema è che a maggio bisogna arrivarci. Cioè, le condizioni nelle quali noi stiamo, nelle quali sta l'economia italiana, che ha che spende un paese che spende il 30% di più di tutta la ricchezza che mette insieme in un anno e che ha un debito stratosferico, il terzo, il quarto debito al mondo, e non è certo la quarta economia al mondo. Ecco, se parte un attacco speculativo perché nella possibilità che l'Italia recuperi un livello di crescita doppio rispetto a quello che ha oggi, ed è una possibilità nella quale non crede la Commissione europea, non crede l'ufficio parlamentare di bilancio, non credono le agenzie di rating, non crede l'OCSE, ecco, se parte un attacco speculativo e il famigerato spread appunto supera o tocca soglia 400, e lì ci sarà da mettere mano subito a interventi radicali, e non so quale sarà l'intenzione del governo. Il rischio però, ripeto, è che la scommessa sulla crescita diventi un azzardo che poi alla fine pagano tutti i cittadini. Senti Fusi, in 15 secondi perché non abbiamo più tempo, secondo te in vista delle elezioni europee nascerà ufficialmente il partito identitario e sovranista guida Salvini? L'intenzione è quella di far diventare la vittoria dei sovranisti una vittoria di Salvini, che si candida ad essere commissario europeo. Questa è la scommessa ed è possibile che venga vinta. Ripeto, il problema è il costo di questa scommessa, soprattutto per un paese fragile come siamo. Chiarissimo. Grazie naturalmente a Carlo Fusi. Una buona giornata, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.